Vi rubiamo davvero 5 minuti, però volevamo approfittare della simulazione anche per testare poi, diciamo, i flussi informativi. Abbiamo riunito l'unità di crisi nazionale, abbiamo, diciamo, 6 centri operativi che sono in questo momento in condizione di emergenza. Chiederei a ciascuno di voi di brevemente, davvero un minuto, però a riepilogare, diciamo, la situazione. Allora, rispetto alla situazione di storia di 46.000 clienti interrotti, abbiamo installato già 9 gruppi elettrogeni, 17 che sono stati chiamati anche aggiungendo dal contratto nazionale. Le simulazioni sono un aspetto chiave della nostra procedura di gestione delle emergenze perché servono appunto a testare i flussi informativi e le modalità con cui poi gestiamo gli interventi operativi in campo e ci consentono di mettere insieme le strutture di sede centrale, le strutture che operano invece sul territorio per ottenere una gestione organica delle emergenze. Noi tendiamo a effettuare simulazioni appunto per prevenire ciò che un'ondata di calore particolarmente intensa può comportare come stress anormale cui è soggetta la nostra rete. Questo può portare a una serie di servizi estesi e diffusi che, a differenza di ciò che accade nel periodo invernale, non sono concentrati su una determinata area geografica, ma possono invece, diciamo, coinvolgere più aree territoriali. Mi raccomando, diciamo, tenete sotto controllo l'evoluzione dei piani di lavoro per capire se poi le stime di rientro, diciamo, sono confermate oppure no. Io direi che magari proviamo a risentirci tra un'ora se non succede nulla, diciamo, nel frattempo. Verona, l'ultima comunicazione era, diciamo, riguardava 14.000 clienti interrotti. Non so se potete confermarci riguardo necessità di task force o mezzi ulteriori, gruppi elettrogeni. Abbiamo già attivato l'impresa per la fornitura di gruppi elettrogeni, quindi abbiamo già scritto, ci hanno già dato conferma che sono in partenza. Benissimo, ok, va bene. In questo contesto noi riusciamo anche ad individuare quelli che possono essere spunti di miglioramento ulteriori. E, diciamo, da questo punto di vista è stata molto importante la nostra organizzazione, altrimenti non saremmo riusciti ad affrontare un'emergenza drammatica come quella di gennaio. E per cui queste simulazioni ci tornano utili perché siamo in grado di verificare periodicamente se siamo pronti per un'emergenza. Sia eventualmente un'emergenza di tipo invernale, sia un'emergenza di tipo estivo, che sono completamente diverse, cioè le problematiche sono di tipo completamente diverso. Se c'è necessità, diciamo, coinvolgiamo la Protezione Civile per aiutarci da questo punto di vista, no? Per la collaborazione. Abbiamo presidiato un tavolo presso la prefettura con il di personale di Andrea. Enel è un soggetto che quotidianamente interagisce con il Dipartimento. L'opportunità fondamentale di questi momenti è quello di ricavare le criticità, capire quali sono gli aspetti sui quali concentrarsi oggi in simulazione per gestirli come non criticità in una fase di emergenza. È evidente che poter governare in maniera sistemica ciò che accade su un territorio vasto come l'Italia è un aspetto chiave per raggiungere con efficacia poi gli obiettivi che ci siamo dati.